Prego. Buon pomeriggio al pubblico in sala e anche a coloro che ci seguono da remoto, che è un bel gruppo. Direi che dalla pandemia in poi abbiamo un pubblico sempre numeroso online e un buon pubblico anche in sala, di solito. Allora, io do il benvenuto al professor Giuliani che oggi inaugura questa terza edizione del ciclo La filosofia incontra gli altri saperi, dedicato quest'anno al lessico filosofico delle immagini. Ringrazio e saluto anche il professor Alessandro Palazzo, che insieme ad Elisa Gelmini è l'ideatore, l'organizzatore, oggi anche il moderatore, di questo ciclo che, appunto, come dicevo prima, è già alla terza edizione. Quest'anno, appunto, la scelta si è orientata sulla nascita delle immagini, sulla loro potenza simbolica, un tema che attraversa molti saperi e molte discipline, dalla storia dell'arte alle religioni, storia della cultura in generale alle nuove tecnologie, e incide anche sull'inconscio collettivo e sulla dimensione onirica della nostra esistenza. Questa terza edizione nasce anche grazie all'affetto e alla partecipazione che il pubblico ci ha dimostrato nelle precedenti edizioni. D'altra parte, la filosofia oggi è, direi, la filosofia, il sapere critico è indispensabile. È indispensabile perché ci aiuta a interpretare il presente e soprattutto a non accettarlo in modo acritico. I filosofi individuano quei parametri per costruire discorsi ragionati e per esprimere valutazioni sensate su ciò che ci circonda. Quindi benvenga la filosofia. Vorrei chiudere però questa mia brevissima introduzione dedicando due parole a Elisa Gelmini, che è qui seduta in prima fila e che, ho detto prima con il professor Palazzo, è stata l'animatrice delle precedenti, edizioni e anche lo è e lo sarà di quest'ultima. Elisa è una apprezzata insegnante di greco, scusate, di italiano e latino al liceo Rosmini. Ha due lauree, una in lettere moderne e una in filosofia. I suoi interessi spaziano dalla storia della letteratura del Novecento, con particolare accento sull'area tedesca e sul rapporto tra letteratura e filosofia nell'area francese della seconda metà del Novecento. È stata referente per il suo istituto in moltissime iniziative, ma ne vorrei ricordare almeno due. 7-8 anni fa, nel 15 mi pare, la scuola coturnata, cioè insegnare l'antico tra performance e multimedialità, in sinergia con l'Università di Trento. E qualche anno dopo ha aderito al progetto Classici Contro, una bellissima iniziativa che vede la collaborazione di più università italiane,
si esprime in spettacoli culturali, in spettacoli teatrali, in pubblicazioni di libri, in conferenze, in convegni. Perché classici contro? Perché evidentemente gli organizzatori, i promotori di questa iniziativa rivolgono uno sguardo speciale ai classici latini e greci, cioè a quegli aspetti di satira e di denuncia che la letteratura antica ancora può veicolare. Per questo progetto Elisa Gelmini ha curato la traduzione per il teatro degli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus e ha dialogato sul palcoscenico con il professor Claudio Longhi dell'Università di Bologna. Quindi la ringrazio in modo particolare e auguro a tutti voi e soprattutto ai relatori una fino buona un buon pomeriggio e un buon ascolto. Grazie, benvenuti a tutti e grazie anche a chi ci segue da casa. Ringrazio di cuore la professoressa Salomoni per queste parole. Ringrazio il collega e amico Massimo Giuliani per aver accettato il nostro invito e per inaugurare questa terza edizione, come diceva la professoressa Salomoni, di questo nostro ciclo di conferenze sulla filosofia che incontra gli altri saperi, quindi non soltanto sulla filosofia. Il nostro spirito è sempre stato quello di aprirci a temi che oggi, che va tanto di moda questa parola, sono caratterizzati dall'interdisciplinarità, temi su cui si può instaurare un dialogo, un dibattito fecondo tra specialisti di ambiti disciplinari diversi, innanzitutto filosofi, ma anche altri intellettuali, altri studiosi. Abbiamo anche in questa occasione scelto un argomento, le immagini, che è un soggetto classico, direi, intorno a cui la filosofia, la storia del pensiero si è confrontata, e anche questa volta non si tratta semplicemente di affrontare la questione da un punto di vista strettamente filosofico, ma di mettere in dialogo la filosofia con altri, come dicevo, saperi. Quindi partiamo oggi con Massimo Giuliani, che rifletterà sulle immagini e la Bibbia, ma poi, come vedremo nelle prossime occasioni, avremo degli interventi sul sogno, Aristotele, altri interventi invece che riguardano il rapporto tra la storia dell'arte e l'estetica, quindi un dialogo tra uno storico dell'arte e un filosofo a proposito di Leon Battista Alberti, un pensatore e un artista del Rinascimento. Avremo un intervento sul problema dell'immagine mentale da Aristotele fino a Wittgenstein, quindi fino alla filosofia contemporanea, e ancora indagheremo i rapporti tra la filosofia e la poesia in relazione all'immagine e agli animali, e ancora un altro intervento che ritengo molto interessante, cioè il problema della sfida ecologica, del problema ambientale che tutti noi sentiamo vicini oggi. Ci sarà una collega che lo tratterà con un approccio estetico, quindi qualche cosa di innovativo. Non voglio prolungare troppo questa introduzione, volevo semplicemente richiamare la vostra attenzione sul fatto che i temi che verranno dibattuti sono tanti, anche se ruotano intorno al cuore centrale, che è quello delle immagini. E un'ultima cosa prima di presentare
Massimo Giuliani e poi cedergli la parola. Paradossalmente incominciamo con un intervento che contesta il ruolo delle immagini, quindi uno potrebbe anche chiedersi perché. In realtà fa parte all'interno della riflessione filosofica sulle immagini, c'è anche il discorso sull'opportunità di non utilizzare le immagini o il rifiuto di utilizzare le immagini quando si parla di Dio, da una prospettiva teologica, ma anche quando si parla dei principi primi della filosofia. Faccio riferimento ad un autore che per motivi di ricerca sto in questi giorni studiando, che è Macrobio, un autore un filosofo neoplatonico del IV-V secolo, secondo il quale quando si parla dell'uno, di questo principio primo, non si possono applicare immagini, le similitudini non hanno senso e quindi l'immagine viene meno, c'è una soglia oltre la quale il discorso simbolico, il discorso dell'immagine, il mito non può essere applicato. Quindi questa è anche parte di quella che possiamo definire una filosofia, le filosofie dell'immagine, anche un discorso sul limite, non soltanto sulla potenza dell'immagine. Bene, io adesso vorrei cedere la parola a Massimo Giuliani. Massimo Giuliani insegna pensiero ebraico a Trento, è un collega, un caro amico, e dovrei leggere una lunga lista di pubblicazioni. Non lo faccio semplicemente perché ne salterei tante, quindi non gli renderei giustizia. Quindi invito tutti quanti a consultare la sua pagina web. È uno specialista, questo possiamo dirlo, come si evincerà oggi, di pensiero di Talmud, di riflessione sulla Bibbia, ma anche di pensiero ebraico contemporaneo, quindi riesce a fondere prospettive diverse. Un grande specialista dell'ebraismo. A questo punto io cedo la parola a Massimo Giuliani e ringrazio tutti i presenti e anche coloro che sono a casa. Grazie Alessandro, grazie Presidente, professoressa Gelmini, grazie di aver pensato a me per inaugurare questo stimolante corso sul tema delle immagini. E in effetti comincio in un modo così un po' provocatorio, con una riflessione sul divieto di immagini, che non è una pia raccomandazione, come cercherò di mostrarvi, non è un consiglio evangelico, ma è uno dei 10 comandamenti, che sta nella tavola dei 10 comandamenti. Quindi è una cosa estremamente seria che sta alla base, o si presume stia alla base, dell'ethos occidentale insieme agli altri 9 comandamenti delle 2 tavole famose. Ma permettetemi di cominciare con un curioso aneddoto che ho trovato nella biografia dello psicanalista Theodor Reich, forse noto, forse no, ma insomma, il quale racconta di un episodio della sua infanzia dove dice che ricordo mio nonno il giorno in cui arrivò a casa nostra, era rimasto vedovo ed era ospitato alla casa della figlia, era il nonno materno. E dice, le sue prime azioni mi meravigliarono e mi turbarono. Sulla libreria della nostra sala da pranzo vi era un busto di marmo di un dio greco. Ovviamente Reich è di famiglia ebraica, Reich è un cognome ebraico, e parliamo di ebrei, ovviamente, questo è sottinteso. Ma nella famiglia il padre di Theodor Reich teneva questo busto di marmo in libreria, era Apollo o Zeus, non è specificato, non specifica. Subito dopo il suo arrivo, mio nonno uscì dalla stanza, afferrò una sedia su cui salì maldestramente e ruppe il naso della figura greca con un martello.
Posso ancora rivedere la testa mutilata del Dio e l'impressione spettrale che fece su tutti noi bambini. Questa è la citazione. E naturalmente poi commenta la cosa ci impressionò, questo nonno che la prima cosa che fa è deturpare questa statua rompendogli il naso. Allora, la cosa la sapevo che si tratta del naso perché avevo già trovato il tema del naso sfregiato in alcuni autori contemporanei, ma ci è voluto un po' prima che io capissi e questo, e tra l'altro anche questo brano me lo conferma, che qui siamo di fronte a una azione prevista nella Mishnah, cioè nel primo codice giuridico religioso che l'ebraismo ha prodotto nel secondo secolo della nostra era, all'indomani in sostanza della debacle politica, della distruzione del Tempio, della cacciata degli ebrei dalla Giudea da parte dei Romani. Quando poi con i Romani le cose sono andate un pochino meglio, che c'è un tentativo di, insomma, di convivenza, gli ebrei, per non dimenticare tutta la loro tradizione giuridica, che è una rielaborazione del testo biblico, perché nella Bibbia non si parla di sfregiare il naso di nessuna statua, quindi nella Bibbia non c'è questa cosa, ma i maestri hanno messo che come segno di anti-idolatria, se capitava che uno entrasse in possesso di una statua, doveva rompergli il naso. Quindi è nel trattato Avodah Zarah, cioè il trattato dedicato ai temi dell'idolatria, nella Mishnah, cioè il primo codice giuridico di tutta la tradizione ebraica, sulla quale poi si sviluppa il Talmud, che avrà un lungo commento proprio di questo trattato della Mishnah, e anche il commento del Talmud porta il nome idolatria, naturalmente. E la cosa prosegue fino a Maimonide, poiché 2 anni fa, per il mio progetto sul Sefer Amidah, sul libro della conoscenza, che sta alla base del codice alachico, del codice giuridico religioso di Maimonide, XII secolo, ho tradotto dall'ebraico il trattato sull'idolatria e ce l'ho ritrovato ancora. Quindi vuol dire che proprio una costante, nel caso di questo trattato di Maimonide, del capitolo 8, il paragrafo numero 10, in tutti i casi, questo atteggiamento, questa norma, che è una delle tante norme che riguardano che cosa bisogna fare per tenersi lontani dall'idolatria, ovviamente ha nella Bibbia non il comando di rompere il naso alle statue, ma il comando di non farsi statue, di non farsi immagini. È quello che accennavo prima, è un comandamento dei 10 comandamenti, sui quali vorrei intrattenervi qualche minuto. Ma non prima, parlando di immagini, di avervi segnalato, non so se qualcuno di voi ha mai visitato il Palazzo Ducale di Urbino, famosissimo, qualcuno ci sarà stato, lo Studiolo di Federico da Montefeltro, è un classico, meraviglioso, e ci sono questi grandi medaglioni di immagini, no? Dei grandi sapienti, filosofi, ma anche profeti, e tra i profeti ebrei c'è il principe dei profeti, che è Moshe Rabbeinu, almeno noi nel mondo ebraico lo chiamiamo Moshe Rabbeinu, cioè Mosè, ok? Mosè è nostro maestro. E qui c'è l'immagine, l'autore è un fiammingo, un certo che un nome impronunciabile, non so in quale lingua veramente, ma comunque in italiano circola come Giusto di Gand, e ha dipinto Mosè, nel 1475, una data che a Trento me la ricordo bene, 1475 circa, ovviamente, lo Studiolo è proprio di quegli anni, e ha raffigurato Mosè, qui è troppo piccola, scusate, ma non ho portato l'ambaradan, in cui Mosè è seduto col suo bel turbante all'orientale, naturalmente, e ha in mano le tavole della legge. Questo Giusto di Gand le raffigura veramente in modo ebraico e non in modo cristiano, che per lo Studiolo di Federico da Montefeltro è abbastanza curioso. E qual è il modo ebraico di raffigurare i comandamenti? Nelle due tavole, 5 più 5. Ok? Vabbè, non entriamo nel merito, se no non arrivo mai al dunque.
Mosè con il dito ne indica uno, ok? Non può indicarli tutti e 10 con un dito. E quale indica? Quello di cui sto per parlare, quel secondo comandamento, nell'ordine della tradizione ebraica, che compare nel palazzo ducale. Ora, questo secondo comandamento è il comandamento che abbina il divieto di avere altri dei sul volto di Dio, alla lettera è così, e poi immediatamente fa divieto di costruirsi immagini o statue. Quindi, mentre la tradizione cristiana tende a separare queste cose, no? Oppure quindi non c'è separazione. Cioè, l'idolatria e il farsi immagini sono la stessa cosa. Quindi il primo comandamento non comanda niente, perché nell'ordine ebraico è un comandamento che in realtà è il biglietto da visita di Kadosh Baruch Hu, del Padre Eterno, che dice io sono quello che ti ha tirato fuori dall'Egitto, punto. E che cosa comanda il primo comandamento? Comanda niente. E poi si attacca col secondo, che in realtà è proprio quello che dice, attenzione, non puoi farti altri dei, visto che solo in questo caso vi tedierò con il meraviglioso ebraico di questo incipit del capitolo 20 del libro di Shemot, dell'Esodo, Vayedaber Elohim et kol advarim haele lomar, e disse il Signore tutte queste parole dicendo chi Adonai Eloeka asher otzitekame eretz Mitzrayim mebet avanim, questo è il primo comandamento, cioè io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla casa degli schiavi. Poi arriva versetto 3 del capitolo 20 di Shemot, di Esodo, versetto 3, lo ye leka Elohim acherim al panav, non avrai per te Elohim dei altri al panav, sul mio volto. Quindi non, è quello che viene tradotto, non avrai altri dei all'infuori di me, ma qui non c'è scritto all'infuori di me, dice sul mio volto. Lota a Seleca Pesel Vecol Temina Asher Bashamai Mimaal Ve Asher Baarez Mitakat Ve Asher Bamai Mitakam Laarez. E cioè non farai per te una statua o statua tutta e nessuna immagine di ciò. Dobbiamo ovviamente esplicitare questa relativa, che in ebraico è troppo densa, di ciò che è telo in alto, di ciò che è sulla terra in basso e di ciò che è nell'acqua sotto la terra. Qui la parola, le due parole sono pesel, che vuol dire statua, e temunah, che vuol dire immagine. Interessante, perché questo pesel in ebraico ha dato origine a una parola italiana che è fasullo. La parola fasullo viene proprio da questo termine, da questo termine semitico. Ora, questo comandamento, che è il secondo della lista, infatti se vedete nella foto, nello studiolo, è il secondo della lista, partendo da destra a sinistra, non da sinistra a destra, nelle due tavole, poi è seguito dal non usare il nome di Dio, che è il terzo, poi il quarto è il ricordarsi e l'osservanza dello Shabbat, e il quinto comandamento è il Kavod, l'onore del proprio padre, verso il proprio padre e verso la propria madre. Ovviamente il comandamento non è finito qui, veramente il comandamento è più lungo di questo, è molto più lungo, perché adesso non vado avanti a leggere ebraico per non tediarvi, ma continua dicendo non ti prostrerai loro, cioè alla statua e all'immagine, non li adorerai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce il peccato dei padri sui figli fino alla terza, alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, e che uso bontà fino alla millesima generazione per coloro che mi amano e che osservano i miei precetti. Voi non ci crederete, ma io ho capito questo comandamento
cioè questa seconda parte del comandamento, veramente molto di recente, è grazie a un egittologo, cioè Ian Asman, forse di nome lo conoscete, no? Molto famoso, perché ha tutta una teoria sulla metodologia della mnemostoria. Sono un grande egittologo che ha detto delle cose interessanti anche sul testo biblico. D'altra parte, soprattutto in Esodo, la questione dell'Egitto è centrale. Lo abbiamo visto nel primo comandamento. Vi ho chiamato fuori dall'Egitto, quindi la questione dell'Egitto, per un egittologo, scoprirla nella Bibbia è molto interessante. Comunque, i 10 comandamenti, come sapete, esistono in due versioni, nell'Esodo, Esodo 20, che è quello che abbiamo visto, e Deuteronomio 5. Va bene. E sullo sfondo di questo comandamento c'è esattamente l'esperienza che l'antico Israele, l'antico popolo ebraico, forse non era ancora un popolo, aveva fatto in terra di Egitto. Quindi c'era il pantheon egiziano da una parte, ma posto pure che tutto questo materiale è codificato quando ormai l'Egitto chi se lo ricorda più, ma c'erano le divinità della nuova terra in cui gli ebrei vivevano, c'era la terra di Canaan, eppure addirittura c'erano le divinità di Babilonia. Quindi, perché queste sono le tre grandi civiltà con le quali a contatto con le quali matura la civiltà ebraica: l'Egitto, il mondo greco, il mondo cananaico, naturalmente, il mondo babilonese, e tutti sono civiltà politeiste, tutte civiltà che hanno dei pantheon più o meno complessi, più o meno gerarchici, eccetera, e alcune divinità, soprattutto cananaiche, erano molto, molto problematiche. E in tutti i casi, che cosa comanda questo secondo comandamento? Ma comanda certo di non farsi immagini, questo è ovvio, intuitivo, è chiaro, ma c'è un presupposto perché non bisogna farsi immagini. E qui naturalmente la risposta può essere data alla luce del bisogno di contrapporsi alle civiltà politeiste che erano piene di immagini, in Egitto in modo particolare, perché questa storia dell'Egitto ritorna in tutto il libro dell'Esodo, e quando gli ebrei decidono che invece vogliono raffigurarsi il loro Dio, fanno un bel bue, perché in Egitto questo era una divinità importante. Ma il presupposto e il messaggio che invece passa attraverso questo comandamento, quindi in genere in questo tipo nella Torah, insomma, è che comunque Dio, Alessandro ne ha fatto accenno prima, Dio è invisibile e dunque è irrappresentabile. Il fatto che ci fosse un Dio invisibile è, da tutti i punti di vista, qualcosa di in controtendenza, è quasi una rivoluzione, la parola la usa proprio per parlare dell'Esodo Ian Asman. Anche la questione della non nominabilità di Dio, che viene fatta rientrare nel terzo comandamento, ma in realtà dipende dalla seconda, cioè non lo puoi nominare perché non lo puoi rappresentare, e quindi non sai, perché nominare significa anche entrare in qualche modo in controllo di quello che nomini. Quindi, e tu pretendi di controllare Dio dandogli un nome? Quindi manco il nome, quindi né lo puoi vedere, né lo puoi raffigurare, né lo puoi nominare. Cioè, beh, che razza di divinità è uno è in totale contro, è totale controtendenza, o meglio, è un'affermazione controculturale da tutti i punti di vista. Naturalmente questa posizione ha delle implicazioni enormi dal punto di vista sia storico-politiche, perché se Dio è irrappresentabile, vuol dire che non ci può neanche essere un rappresentante di Dio. E anche questo è così, così anti-egiziano, perché il re era il rappresentante di Dio. Qualcuno dice addirittura era il figlio di Dio. Quindi dire che Dio è rappresentabile vuol dire che non puoi neanche avere un rappresentante di Dio. E laddove la monarchia degli antichi ebrei pretendeva di mettere un re, e dice, ma che re? Il re non rappresenta Dio. Quindi c'è tutto un problema con una rappresentanza politica. Allora in nome di chi governa?
in epoca in cui la democrazia come la conosciamo noi oggi non era ancora stata veramente inventata, e questo dobbiamo dare credito a qualcun altro che l'ha inventata. E in più poi c'è tutto il côté strettamente religioso, perché proibire le immagini significa proibire che il culto, che la vita religiosa si svolga attorno a una qualche immagine di Dio. E la cosa non è facile, non è per niente facile. Parliamo in generale di aniconismo teologico-culturale, che ovviamente è stato anche declinato nella forma di una intolleranza verso le immagini. Perché è qui dove il primo Asman ha detto, ovviamente, volete trovare la radice di tutte le violenze religiose? La Bibbia è il manifesto di tutte, è la radice di tutte le intolleranze, perché se non ti farai altri dei, vige un bel monoteismo e tutto il politeismo deve essere distrutto, gli dei vanno distrutti. La cosa non è così facile neanche dal punto di vista delle fonti ebraiche, però si può dire che una certa vena iconoclasta nasce da questo problema dell'aniconismo teologico, che diventa anche politico, che diventa anche culturale in senso lato. Qui faccio una piccola parentesi. Non so quanti di voi hanno familiarità con il modo in cui Freud ragiona e tratta la figura di Mosè, ma Freud era veramente un po' ossessionato con Mosè. Quando andava a Roma si precipitava in San Pietro in Vincoli per contemplare il Mosè di Michelangelo, e tanto è vero che fino alla fine della sua vita voleva scrivere, anzi ha scritto una specie di romanzo storico che solo l'anno scorso è stato tradotto per la prima volta, un testo molto interessante che è stato trovato, ma in realtà tutti conoscono l'opera del 1938, L'uomo Mosè e la religione monoteista. Vabbè, quindi vedi, le parole ci sono tutte, c'è il problema del monoteismo, c'è il problema di Mosè. La tesi, non stiamo dicendo se è vera o falsa, se è plausibile o non è plausibile, ma la tesi che Freud sostiene in questo importante studio è che Mosè è stato assassinato dai suoi esattamente perché non riuscivano a reggere questo aniconismo. E quindi se Mosè è colui che difendeva questo divieto radicale di immagini, gli è costato anche la vita. Ora, se noi andiamo adesso a dare uno sguardo ad altre fonti ebraiche antiche, noi ci rendiamo conto che la lotta contro l'idolatria, mentre in alcuni racconti sembra proprio una lotta violenta, vi faccio due casi. Primo quello di Mosè, che dopo l'episodio del vitello d'oro, sul quale che non commenterò, all'ordine di far fuori una buona parte di idolatri, senza guardare in faccia se erano parenti o amici. Una pagina durissima, che certo, ma io non amo censurare in genere, e quindi sono contro il censurare qualunque cosa, quindi questa pagina non si può censurare. E l'episodio di Elia, un altro campione del monoteismo, no? Che fa uccidere i sacerdoti, 400 sacerdoti, sono miti, giusto per essere chiari, quindi non prendendoli alla lettera non ho il bisogno di sentirmi a disagio di fronte a queste pagine. Ma anche perché in realtà, se noi andiamo a dare un'occhiata ad altre fonti su questa importante tematica, diciamo che la Bibbia ha una tendenza piuttosto a trattare il tema dell'idolatria con altre armi che non il macete e far fuori le persone. L'arma dell'ironia, l'arma del sarcasmo. Ne abbiamo una prova nel profeta Isaia, che non vi leggerò direttamente, ma che cito da un filosofo, perché un pochino di filosofia bisogna pure coinvolgerla, bisogna pure. E questo filosofo è stato un importante autore tedesco, vissuto tra 8 e 900, Hermann Cohen, a cui si dà credito di aver rilanciato gli studi kantiani con addirittura una scuola, poi se fosse una scuola o meno si può discutere storiograficamente, una scuola neocantiana, e nella sua opera ebraica,
che fu, lui è morto nel 1918, quest'opera è stata pubblicata dalla moglie, in tedesco naturalmente, l'anno dopo la sua morte, nel 1919, e porta il famoso titolo Religione della ragione, titolo che più kantiano di così non si può, quindi riprende tutta la sua impostazione kantiana, che aveva sviluppato negli anni del suo insegnamento accademico a Marburgo, eccetera, e gli aggiunge Religione della ragione dalle fonti del giudaismo. Ecco perché questa è, come dire, l'eredità spirituale, filosofico di Hermann Cohen in quanto ebreo, perché negli ultimi anni della sua vita si era molto riavvicinato e si era reimmerso nello studio delle fonti ebraiche, Tanakh, la Bibbia e il Talmud, e questo è un'opera di sintesi. Ora, il capitolo secondo, sarà pure un caso che sia il capitolo secondo, ma è proprio quello dedicato al culto delle immagini. Quindi, se uno vuole vedere che cosa Hermann Cohen ha da dire sul tema delle immagini, può vedere il capitolo secondo di questa sua importante opera. E all'interno di questa dozzina di pagine che sono questo capitolo, riporta un passo abbastanza lungo di Isaia 44, contro i fabbricanti di idoli. E qui vedete che all'opera, contro questa idolatria, contro il culto degli idoli, il profeta usa il sarcasmo. Vado un po' veloce, dice, chi ha fabbricato Dio pondendo un'immagine che non serve a nulla? Ecco, tutti i loro compagni si vergogneranno, gli artefici non sono che uomini. Si radunino tutti, pure si presentino, si spaventeranno, si vergogneranno tutti. Il fabbro elabora il ferro con la scure, con la brace, che gli dà forma con i martelli e lo lavora con la forza del braccio, patisce anche la fame, la forza gli viene meno, non beve acqua ed è spossato. Mentre costruisce l'idolo, si intende. Il falegname tende lo spago, segna il legno con una... segna il legno con una punta, lo lavora con gli scalpelli, lo segna con il compasso, lo lavora imitando la figura di un uomo, imitando la gloria di un uomo. Prende anche una quercia e la fa crescere tra gli alberi della foresta, pianta un pino e la pioggia lo rende grande, serve agli uomini come legna da ardere. Ed egli ne prende, si riscalda e le dà anche fuoco e cuoce il pane, ne fa anche un dio e si getta a terra e ne fa un'immagine divina e si prostra davanti ad essa. La metà l'ha bruciata nel fuoco, con l'altra metà mangia la carne, arrostisce l'arrosto e si sazia. Si riscalda e anche dice, eia, mi riscaldo, ho visto il fuoco. Ma di ciò che ne resta, ne fa un dio, un'immagine divina. Si prostra davanti ad essa e si getta a terra e prega davanti ad essa e dice, salvami, perché sei il mio dio. E non gli viene in mente, e non ha intelligenza per dire, la metà lo arsa nel fuoco. Sulle sue braccia ho anche cotto il pane e arrostito la carne, e l'ho mangiata. E del resto dovrei farne un abominio, dovrei prostrarmi davanti a un pezzo di legno. Si pasce di cenere, il cuore è traviato, non salva la sua anima, eccetera. Capite? Qui l'ironia, il sarcasmo, no? Di questo costruttore di idoli che con la stessa legna si fa da mangiare, si scalda e poi ricava il suo idolo. Ma nella tradizione ebraica, se ci spostiamo dal profeta alla letteratura midrashica, il prototipo del distruttore di idoli è Avraham Avinu, cioè Abramo. Naturalmente non tutte queste storie nella Bibbia non ci sono, per cui noi veramente, nella Bibbia a un certo punto troviamo Abramo che sbuca, che fa le sue cose, che viene chiamato. Da dove viene, da dove sbuca questo Abramo? La Bibbia non ce lo dice, ma ce lo dice tutta la tradizione rabbinica che tramanda e ha inventato, perché sono invenzioni, sono leggende. C'è niente di storico in tutto questo, attenzione, non sto parlando di storia, parlo di letteratura se volete.
Ma nella raccolta midrashica che porta il nome di Bereshit Rabbah, cioè il grande commento al libro della Genesi, leggiamo una storia famosissima, che forse non è così famosa per chi non frequenta come me questo tipo di letteratura. E al capitolo 38 di questa importante fonte, disponibile in italiano naturalmente, leggiamo che Rabbi Chia insegnava Terach è il padre di Abramo, fabbricava idoli, quindi era un fabbricante di idoli, come ha detto. Una volta uscì dal negozio e mise Abramo al suo posto a venderli. Venne un uomo che voleva comprare un idolo e Abramo gli chiese: ma quanti anni hai? E quello disse: ne ho 60, rispose. E Abramo replicò: hai 60 anni e vuoi inchinarti davanti a uno che ha solo un giorno? Ecco l'ironia, ecco il sarcasmo. Quello si vergognò e se ne andò. Attenzione che il testo si vergognò. Il tema della vergogna è un tema che ritorna spesso, lo abbiamo sentito in Isaia. Gli idolatri devono vergognarsi. È un tema che andrebbe approfondito, ma in tutti i casi. Allora, quello si vergogna, il cliente si vergogna e se ne va. Poi venne una donna che aveva in mano un vassoio di farina e voleva fare un'offerta agli idoli. Le disse Abramo: ma vai a offrirlo agli idoli. Poi Abramo prese un bastone e ruppe tutti gli idoli e mise il bastone nelle mani del più grande di essi. Quando il padre Terach tornò, gli chiese: chi ha fatto questo disastro? Abramo rispose: ma è venuta una donna con un vassoio di farina, l'ha offerta agli idoli, e quelli si sono messi a litigare su chi doveva mangiare per primo. E così se le sono date di santa ragione. Mangio prima io, no, io. Il più grande si alzò, prese il bastone e li ruppe. Suo padre gli disse: tu ti stai prendendo gioco di me. Forse che questi possono intendere e volere? Al che Abramo gli disse: non sentano le tue orecchie quello che ha detto la tua bocca. Vedete, anche qui la cosa si fa drammatica perché qui l'idolatria è un business di famiglia. E Abramo non si rivolta contro la società, si sta rivoltando contro il padre idolatra. Quindi attenzione, perché lo scopo del Midrash è mostrare che Abramo è veramente una persona che ha avuto il coraggio di rompere anche con la propria famiglia, anche col proprio ambiente, pur di perseguire il suo ideale e vivere secondo la sua idea del monoteismo. Quindi se c'è un inventore del monoteismo non è Mosè, attenzione, ma è Abramo, e questo testo conferma questo. La storia ha un proseguo, che se mi date ancora qualche minuto vado avanti, altro sulle storie si sentono sempre volentieri. No, perché il padre non è che hai fatto tutto questo, vai via di casa così. No, perché sono di mezzo degli interessi seri. Cosa fa il padre? Terach lo denuncia alle autorità. È andato a denunciarlo. E il nome dell'autorità è Nimrod, che è un nome mitico, no? Il famoso costruttore, la torre, nome della torre, eccetera. Allora adesso vediamo il dialogo tra Nimrod, cioè l'autorità costituita, l'autorità dello Stato, perché prima era una scena familiare, il negozio del business di famiglia, adesso ci spostiamo in tribunale, quindi la cosa diventa un pochino più pesante. E Nimrod disse ad Abramo: ok, sei venuto qui, ti ha portato, tu sei uno che senza religione, come Socrate, no? Uno che non crede negli dèi, quindi adesso ti porto e andiamo ad adorare il fuoco. E Abramo dice: adorare il fuoco? Oh, andiamo ad adorare l'acqua, perché l'acqua spegne il fuoco, quindi è più potente. Allora Nimrod gli dice: va bene, se l'acqua è superiore al fuoco, allora andiamo a prestare culto all'acqua. E Abramo disse: prestiamo piuttosto culto alla nuvola, perché è la nuvola che porta l'acqua. E qui, come vedete, attenzione, c'è il gioco dei quattro elementi, è abbastanza intuitivo, ma è l'aria, è quello che porta l'acqua. E Nimrod rispose: va bene, se la nuvola è superiore all'acqua, allora andiamo a prestare culto alla nuvola.
E Abramo dice: prestiamo culto al vento, perché il vento è più forte delle nuvole. E allora se il vento è superiore alle nuvole, prestiamo culto al vento. E Abramo: prestiamo culto all'uomo, perché l'uomo resiste al vento. Nimrod rispose: tu stai dicendo delle vanità, ma io presto culto soltanto al fuoco e ti ci metto dentro. Vediamo se verrà il tuo Dio a salvarti. Vedete, non è finita la storia, ma vedete la strategia di Abramo è di smontare il politeismo spostando la catena della causalità, no? Non è un testo filosofico, ma guardate che c'è in qualche modo un tentativo di riportare la cosa a un livello intellettualmente logico e che regge la catena della causalità, no? La questione del fuoco l'avevamo già vista in Isaia. Insisto perché non è un caso che si dice che tutto ruota intorno al culto del fuoco, perché quando si scrivono questi testi, in epoca tardo, cioè questi testi risalgono al quinto, sesto secolo e vengono dall'ambiente ebraico di Babilonia, dove la religione dominante pre-islamica è la religione zoroastriana, che ha proprio nel fuoco uno dei suoi simboli centrali. Quindi, parlando di anacronismi, questa storia non ha niente a che fare con anche un mito antico, perché è un mito contestualizzato in un contesto religioso che è quello del VI secolo, della nostra epoca, giusto per essere chiari cosa significa leggere questi testi in una maniera appunto un pochino più critica. Bisogna contestualizzare, bisogna ricostruire l'epoca in cui sono stati elaborati. Quindi la questione del fuoco è interessante. L'ultimissima battuta su questa storia. Al dialogo era presente Aran, che era il fratello di Abramo, era perplesso e pensavo, beh, qui c'è una disputa. Bene, se vince Abramo, mi schiero con Abramo. Se invece vince Nimrod, seguo la credenza di Nimrod. Quindi tra il politeismo e il monoteismo, vediamo chi la vince e poi io. Cioè, Aran, il fratello di Abramo, è nella posizione dell'opportunista. Ok? Che sta a aspettare come vanno a finire le cose per poi prendere partito. Cosa succede? Abramo viene gettato nel fuoco, nella fornace, e Dio lo salva. Allora chiedono ad Aran, con chi stai? E dice, forza, si è salvato, quindi sto con Abramo. Allora lo presero e lo gettarono lui nella fornace e non si salvò. No, questo per dire come gli opportunisti spesso non fanno una bella fine. Va bene, tutto questo che cosa significa dal punto di vista di una riflessione generale come quella che stiamo facendo? Tutto questo si traduce in divieto di fare arte per il mondo ebraico? Va bene, qui abbiamo delle evidenti contraddizioni, perché proprio nel libro dell'Esodo, dove al capitolo 20, quindi nel cuore del libro, abbiamo il secondo comandamento che vieta di farsi immagini e statue, abbiamo nel giro di pochi capitoli anche l'ordine di costruire il Mishkan, cioè la tenda nel deserto, per la quale sono impiegati i migliori artigiani e il capo di questi artigiani, che cioè dovremmo chiamarli veri e propri artisti, è questo Bezalel Ben Uri, di cui leggiamo al capitolo 31 del libro di Shmot di Esodo, e del quale si dice che era della tribù di Giuda e che fu riempito di ispirazione divina era pieno di ispirazione divina, era pieno di spirito divino, per abilità, skills, intuizione, assennatezza, per ogni sorta di lavoro, per fare progetti di invenzione, per lavorare oro, argento e rame, per incidere pietre da incastonare, per intagliare sul legno ed eseguire ogni specie di lavoro. Noi abbiamo qui la raffigurazione del primo artista,
il primo, lasciamo stare Kadosh Baruch Hu, il primo artista della Bibbia è Bezzalella. È Bezzalella, che tra l'altro il cui nome, tutti i nomi nella Bibbia hanno un significato, significa all'ombra di Dio. Quindi, cioè, più, e questo elogio non lo fa Mosè, no, è Bezzalel che viene presentato da Dio, quindi questo è l'elogio che Dio fa di questo artista che lo presenta a Mosè. Ci sono molti midrashim su questo, che veramente dal punto di vista di quest'arte del costruire, Mosè non capiva niente, cioè proprio per la matematica, per l'ingegneria, sembra proprio che fosse negato. Invece questo gli dava le istruzioni perché lui capiva, eccetera. Quindi c'è tutta una storia legata. E una delle cose che vengono fatte, lo troviamo pochi capitoli dopo, il capitolo 35 dell'Esodo, poi ripreso anche nel Levitico, nei Numeri, sono i famosi due serafini, che erano degli esseri dalle sembianze angelico-umane, alati, che vengono forgiati per essere messi in una parte molto visibile della Ronna Kodesh, cioè dell'Arca Santa, che stava nella tenda, che doveva custodire le tavole. Ora, una religione che vieta assolutamente ogni immagine e poi ti trovi due immagini, addirittura nel luogo più santo, cioè nel luogo in cui sono custodite le tavole, che proibiscono ogni immagine. Capite? Questa è una bella contraddizione, no? Potete immaginarvi se la tradizione non si è sbizzarrita a cercare, anche perché a un certo punto Dio dice a Mosè: guarda che io parlerò con te da in mezzo ai cherubini. Quindi Dio si compiace di parlare in mezzo a queste due statue. La cosa non è così. Non solo, ma c'è un altro episodio che troviamo non in Esodo, ma nel libro Bamidbar, cioè nel libro dei Numeri, al capitolo 21, questo episodio è famoso perché sono anche nella storia dell'arte, è stato raffigurato più volte, è il famoso episodio in cui gli ebrei mormorano, perché mormorano un sacco di volte quando sono da quelle parti, e Dio si arrabbia, una delle tante volte in cui si arrabbia, e manda dei serpenti. Vi ricordate l'episodio dei serpenti velenosi che fanno morire quando... Padri, la tradizione commenta tantissimo questi. E la soluzione, la terapia inventata da Dio e suggerita a Mosè, fai l'antidoto. L'antidoto è una specie di cura omeopatica. Fatti un serpente di bronzo, lo fai vedere, lo issi su una pertica e chi lo vede guarisce dal morso del serpente mortale. Questo era l'episodio, no? E noi sappiamo dai testi che questo serpente è rimasto lì, è rimasto, come dire, un oggetto idolatrico, si potrebbe dire, perché la gente ormai era abituata, diciamo, questo ci dà salvezza, lo teniamo. Al punto che la stessa Bibbia registra che alla fine dell'ottavo secolo un re decise di distruggerlo, e questo re è Ezechia, di distruggere il serpente, perché la gente ne aveva fatto un'immagine di culto. E quindi c'è tutta questa storia. Allora, vedete, ho fatto queste citazioni, questi rimandi. Tra l'altro il serpente ha un nome ben preciso nel testo biblico, perché si chiama Saraf, e Saraf viene da una radice che vuol dire bruciare, quindi vuol dire che il serpente era di fuoco in qualche modo, o comunque bruciava. Che bruciasse il serpente, che bruciasse la morsicatura del serpente, possiamo ben interpretare, argomentare o lavorare di fantasia. Ma attenzione, Saraf è anche il termine che dà origine al termine serafini, che sono una delle nove sfere angeliche che ruotano attorno alla nostra testa, secondo i medievali, tu mi sei maestro in questo, ed erano appunto creature di fuoco. Allora, la domanda attorno alla quale
Volevo ritornare. Tutto questo significa che nella tradizione ebraica c'è un divieto assoluto di immagini, oppure bisogna interpretare questo divieto? Allora lo faccio con le parole di un caro amico che è un grande artista, Stefano Levi della Torre, col quale ho avuto molte... è un grande pittore, oltre che un grande intellettuale, e il quale dedica, in quanto pittore, ha dovuto fare i conti col divieto delle immagini. Tra l'altro, cioè, io ho in casa alcuni quadri suoi che gli abbiamo commissionato in momenti diversi della nostra vita. Ha fatto anche un'immagine del Cardinal Martini che sta nella curia di Milano, tra l'altro, ed è appunto il pittore, è questo buon ebreo cugino di Primo Levi che si chiama Stefano. Allora, dice Stefano Levi della Torre, il divieto biblico non ha quasi mai impedito la figurazione e la rappresentazione del mondo, ma l'ha investita di una certa inquietudine. Il rigore aniconico, cioè legato al divieto d'immagine, nella storia ebraica sembra accentuarsi nei periodi in cui gli ebrei sono sottoposti a uno scontro diretto, politico e militare, con altre culture. È il caso dell'impatto con la dominazione ellenistica, all'epoca dei Maccabei, cioè nel secondo secolo avanti la nostra era, o l'epoca della conquista romana. Allora l'anaconismo in questi momenti di crisi assume un carattere emblematico di vessillo e di accentuata opposizione politico-religiosa all'impostazione dei poteri e dei culti stranieri. Si tratta in questo caso di salvare Dio, accentuandone l'inafferrabilità metafisica e circondandolo di un silenzio aniconico che lo protegga dal confronto con gli altri dei. Come se questo aniconismo, il divieto delle immagini, è l'equivalente del silenzio. È per quello che ho detto, irrappresentabilità, impronunciabilità, sono ovviamente concetti molto, molto legati, ma questa era l'idea importante che volevo, andando verso una specie di conclusione. Ho ancora qualche minuto? Sì. Ok, va bene. Posso stringere o allungare a seconda dei nostri bisogni. Ok, ora, se è vero quello che ha detto Stefano Levi della Torre, che il divieto di farsi immagini non è un divieto, una proibizione di fare arte, ma è una messa in guardia dall'uso cultuale erroneo di raffigurazioni che portano a trasformare Dio in un idolo. Per cui non è tanto la questione degli altri dei. Lo ricordavo nel seminario di questa mattina che ho fatto a Milano. Il problema è che, per esempio, il profeta Gioele non dice c'è solo un Dio, tutti devono credere in questo Dio, tutti devono osservare. No, dice noi osserviamo, noi obbediamo a questo Dio e adoriamo questo Dio, quello che è l'espressione. E gli altri popoli fanno quello che vogliono con i loro dei. Quindi la logica non è quella che questo Dio deve eliminare gli altri, al di là del Midrash che abbiamo letto, ma nei profeti c'era questa accettazione che ogni popolo ha il suo Dio. Gli ebrei hanno il loro Dio, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che si è rivelato loro. Ma una volta che le immagini non deragliano il culto del vero Dio, non lo rendono, come dire, manipolabile né intellettualmente, né fisicamente, né teologicamente, potremmo dire. Altre immagini che hanno altro scopo possono tranquillamente essere portati avanti. Ecco perché c'è arte nel mondo ebraico. Poi, se la vogliamo chiamare arte ebraica, questo è un altro discorso, ma vale per tutto questo tipo di aggettivazioni. Esempi storici. All'epoca dell'ellenismo, quindi parliamo di un'epoca che va dopo
anzi tardo-ellenistica, chiamiamola. Ecco, per esempio, un'epoca che va dal secondo al quinto secolo, sorgono nella regione della terra di Israele, ma in Siria, insomma, nella regione che oggi si chiama regione del Golan, un'infinità di sinagoghe, tutte di origine ellenistica dal punto di vista culturale e cronologico, che hanno delle immagini, che sono piene di immagini. Le troviamo ad Hora Oropos, che è la più famosa, scoperta un secolo fa, dove sono uscite delle immagini meravigliose, che si sono preservate perché le condizioni climatiche erano state insabbiate in qualche modo, le condizioni climatiche hanno permesso di preservarsi di queste, di queste raffigurazioni murali, ma anche in Israele, a Bet Alfa, che non lontano dal lago di Tiberiade, è saltata fuori una sinagoga di epoca ellenistica con dei mosaici meravigliosi, con i segni zodiacali, con raffigurazioni bibliche, quindi che possono essere. Non parliamo poi dell'arte applicata alla oggettistica culturale della vita religiosa, che cioè le coppe per il kiddush del vino, per la benedizione del vino, i piatti di Pesach, tutti i tessuti e tutti gli intarsi che vengono usati per abbellire il Sefer Torah nelle sinagoghe. Certo, nelle sinagoghe non trovate statue, non trovate quadri, almeno in quelle non ellenistiche fino ad oggi. Quindi a livello pubblico c'è questo aniconismo, ma l'arte si è espressa in altro modo, per esempio nei tessuti. Il Museo Ebraico di Roma ha tutta una sessione di meravigliosi tessuti, che sono autentiche opere d'arte, perché questo era un'arte che non creava nessun problema dal punto di vista, quindi l'arte magari con materiali che oggi chiameremo un po' più poveri rispetto all'oro o all'argento. Nei libri di preghiera non ci sono immagini, assolutamente, ma c'è un'eccezione, cioè il libro che serve per celebrare la Pasqua ebraica, la Gadà di Pesach. Questo è l'unico libro in cui ci sono delle immagini. Per esempio possiamo vedere Faraone e i carri che vengono travolti dal Mar Rosso, possiamo vedere i maestri che siedono attorno a un tavolo a discutere di che cos'è la Pasqua, le piaghe, le famose mitiche 10 piaghe d'Egitto. Tutte, perché? Perché quella pubblicazione, quel libro, da che esiste come pubblicazione, e il testo risale al IX secolo, anche qui di origine babilonese, è fatto fondamentalmente per i bambini, quindi serve per attirare l'attenzione dei bambini, per tenerli svegli la sera in cui si deve stare svegli per raccontare la storia dell'uscita dall'Egitto. Sugli artisti ebrei moderni non possiamo anche sorvolare. Quando ho cominciato questa mia riflessione, ho cominciato con la storia del naso spaccato da parte del nonno materno dello psicanalista Theodor Reich. In realtà l'autore che ha elevato questo gesto a simbolo è un autore spero di vedere presto pubblicato, è l'autore di quel De idolatria che tu mi hai portato le bozze da correggere, che si chiama Schwarzschild, o Schwarzschild, secondo delle pronunce tedesca o inglese, che ha teorizzato una specie di estetica in termini ebraici, un'estetica in termini ebraici che ruota attorno a quella che lui chiama, prendendola da una storica dell'arte, Raquel Bernstein, il principio di incompletezza. E allora sentite cosa ha da dire Schwarzschild, Steven Schwarzschild, nato nel 1924 a Berlino, e poi ha fatto in tempo, la sua famiglia lo ha portato negli Stati Uniti in tempo per evitare la catastrofe, ed è morto poi, è stato un professore universitario, è morto abbastanza giovane, nel 1989. Scrive Schwarzschild: il solo modo legittimo
che resta disponibile per rappresentare l'umano, almeno per il mondo ebraico, si capisce, è quello di indicare in qualche maniera visiva che la dimensione fisica è soltanto una manifestazione inadeguata della reale natura umana. E poiché lo spirito non può essere figurativamente aggiunto all'immagine corporea, occorre togliere qualcosa dall'apparenza umana. Quindi lui interpreta lo sfregiare il naso come il togliere qualcosa per rendere incompleto, perché uno non pensi che veramente lo spirito dell'uomo ha maggior ragione per lo spirito di Dio, ha maggior ragione per lo spirito. E qui questo è un maestro che dopo è l'ultimo grande kantiano, l'ultimo grande neocantiano, ma nel solco di Hermann Cohen, l'ultimo grande allievo di Hermann Cohen, questo Schwarzschild, filosoficamente veramente ha riproposto l'essenza della filosofia di Kant, ma tutto ruota intorno all'idea che lo spirito non è suscettibile di rappresentazione. Quindi dietro il suo principio di incompletezza ci sta questa convinzione di tipo metafisico che se c'è qualcosa di spirituale non può essere suscettibile e racchiuso in nessuna immagine pittorica o scultorea che sia. Ovviamente adesso sto un po' sintetizzando. Quindi la proibizione delle immagini umane è, come dire, così essenziale che anche Maimonide e altri testi della tradizione lo considerano un comandamento distinto dalla generale proibizione di farsi idoli. E va bene, ci sono l'ultima citazione di Schwarzschild: la frammentazione o distorsione dell'immagine umana nell'arte ebraica non è in realtà una riduzione, ma un'espansione della forma umana. Il comandamento negativo che proibisce la raffigurazione della persona nella sua completezza è in sostanza un comandamento positivo teso a introdurre lo spirito umano nella forma umana. In sintesi, il naso sfregiato è il simbolo dell'anima. Questa è la sua tesi che sta alla base di questo suo tentativo di elaborare un'estetica ebraica. L'ultimissima rimando, l'ho già fatto, ma lo vorrei sottolineare. Sì, avevo preparato anche una lista di artisti interessanti da citare, ma saltiamo tutto, non è importante. Ma vi ho citato en passant Ian Asman, l'egittologo, che vi ho detto mi ha fatto riflettere sul fatto che questo secondo comandamento è molto strano, perché la seconda parte, dopo la proibizione, eccetera, dice che Dio si mostra, riprendiamo il testo biblico, no? Che Dio è un Dio geloso che punisce il peccato dei padri attenzione, perché il testo non dice è un Dio geloso che punisce in coloro che lo odiano. Il testo dice in coloro che mi odiano, perché questo si presuppone che sia un comandamento che Dio ha dato a Israele direttamente, non per interposta persona. Se l'avesse dato per interposta persona, poteva parlare di Dio in terza persona. Qui parla di Dio in prima persona, quindi vuol dire che sta parlando lui di se stesso. E c'è tutta questa enfasi su coloro che lo odiano e su coloro che lo amano. Cosa c'entra l'odio e l'amore in connessione al divieto di immagini? E qui Asman, che è un egittologo, non è un biblista, è un protestante di fede, di formazione almeno, dice attenzione, perché questo comandamento è il fondamento della categoria amico-nemico. Se noi la interpretiamo come la contrapposizione tra chi è fedele e chi non è fedele. Perché qui c'è la rivelazione di un Dio che chiede totale fedeltà. E come si manifesta questa fedeltà?
nel astenersi dal farsi immagine. Quindi la proibizione del farsi immagine, secondo Hirth Asman, è il correlato diretto della rivelazione del o accetti questo Dio o non lo accetti, o lo rifiuti. Ed è l'unico caso, ed è la ragione per cui la punizione della morte avviene solo davanti al caso di ebrei che commettono idolatria. Per tutti gli altri comandamenti, non ho inventato io questa cosa, ma Asman la spiega molto bene. Se mi date ancora qualche minuto, ve la leggo in due brevi paragrafi. Dice Asman, il secondo comandamento, quello che abbiamo letto prima e anche il divieto delle immagini, va inteso come divieto delle immagini di culto. Okay. In questo senso è collegato al divieto di adorare altri dei, di Dio, del Dio di Israele. Non può e non deve esserci alcuna immagine, perché nessuno ne ha visto le sembianze, perché tutte le immagini rappresentano altri dei. Nel corso della storia questo comandamento ha subito varie interpretazioni in senso stretto e in senso lato. In senso lato sono vietate le immagini in generale, perché qualsiasi immagine tende a rappresentare un Dio. Così è stato appunto inteso il divieto di immagini nell'Islam. E non c'è dubbio che l'Islam ha preso, a differenza del cristianesimo che ha ignorato e trasgredito alla grande il secondo comandamento dei 10, l'Islam invece l'ha preso in maniera radicale alla lettera, e l'Islam è radicalmente aniconico da questo punto di vista. Le immagini, in senso stretto però, tale divieto si riferisce solo alle immagini di Dio degli dèi. Quindi le altre immagini sono consentite, a patto che non ci si prostri davanti ad esse e non le si adori. Ok, e questo è chiaro. E poi prosegue. Il divieto delle immagini polarizza il mondo in amico e nemico. Nessun altro comandamento è accompagnato da questo corollario. Ci meritiamo la morte, certo, ma non suscitiamo la gelosia di Dio, né diventiamo nemici di Dio se lo nominiamo in vano, se non santifichiamo lo Shabbat, se non onoriamo il padre e la madre, se uccidiamo, se fornichiamo, se rubiamo, se mentiamo, se desideriamo la roba degli altri. Sono colpe gravi, ma non sono questi comandamenti che provocano una polarizzazione del mondo. Il mondo non si divide in assassini e non assassini, in adulteri o fedeli. E lo stesso vale per tutti gli altri comandamenti. Il mondo invece può dividersi tra coloro che disdegnano le immagini e coloro che le adorano, tra i fedeli del Signore e gli apostati. La questione delle immagini fa emergere con maggior nettezza di quanto non facciano gli altri comandamenti, chi sta da una parte, chi sta con Dio e chi sta contro. Il divieto delle immagini è perciò la quinta essenza o la cifra della nuova religione che viene fondata sul Sinai. Si può essere d'accordo o non d'accordo, ma questa è una lettura molto interessante e in un certo senso molto stimolante. Almeno io la penso così e l'ho percepito così. Scusate se ho sforato un pochino con il tempo. Grazie. Grazie Massimo Giuliani per questo intervento, davvero che apre delle prospettive, direi amplissime. È interessantissimo l'intervento, peraltro io l'ho visto farsi questo intervento vedendo Massimo che prendeva fogli, li tirava fuori da una parte e dall'altra, quindi ho visto il pensiero nel suo farsi, come si dice, e appunto non potevamo incominciare meglio questo ciclo, perché se è vero che la Bibbia è uno dei fondamenti della nostra cultura, che cosa dice la Bibbia sulle immagini diventa fondamentale, e abbiamo visto come la riflessione sulle immagini sia cruciale, sia addirittura un punto di discrimine, come dall'ultima insomma citazione che hai fatto emerge, no? Un punto, l'atteggiamento nei confronti delle immagini determina la distinzione tra gli uomini, una polarizzazione. Quindi
Ci sarebbe tanto da dire, anch'io avrei tanti commenti da fare alla luce anche poi della ricezione di questa della Bibbia, dell'interpretazione che della Bibbia è stata data, per esempio, in ambito cristiano, nel Medioevo, come sono stati interpretati i primi comandamenti, come si è passati dall'idolatria, dal divieto dell'idolatria al divieto della divinazione, no? Quindi anche questi sono dei passaggi interessanti. Ma va bene, io vorrei aprire subito il dibattito, sia in sala ma anche a casa. E quindi vedo che c'è una domanda in chat e una richiesta di, sì, appunto, domande o osservazioni, commenti o richieste anche di chiarimento, come questa. Chiede di citare l'opera, di segnalare l'opera citata di Asman, quindi... Ok. Sì, Asman ha avuto un lungo percorso, ma l'opera da cui ho citato è appena uscita da Adelphi, quindi proprio in questi giorni è freschissima, porta il titolo Esodo. Quindi è una rilettura dell'Esodo da parte di questo egittologo che aveva già pubblicato 25 anni fa un famosissimo libro dal titolo Mosè l'Egizio, che gli attirò delle critiche furibonde da parte dei mondi religiosi, eccetera, perché in quel libro lui sottolineava tutti gli aspetti di continuità tra la rivoluzione di Echnaton, il faraone rivoluzionario che aveva tentato di riformare la religione, il sistema religioso egizio, e poi ovviamente era stato bandito, era caduto sotto la damnatio memoriae, e quello a cui si riferisce anche Freud in un certo senso, no? E quindi voleva mostrare la continuità tra gli elementi della cultura biblica, Mosè, e la cultura egizia, e sottolineando come tutta la politica di intransigenza, di negazione del politeismo è foriera di violenza religiosa, è stato ovviamente sommerso da una valanga di critiche, ma Asman è un uomo estremamente intelligente e quindi ha cominciato, come dire, a prendere sul serio tutte le critiche, ad approfondire, a leggere di più, poi ha raccolto queste critiche in un volume sempre edito da Adelphi che porta il titolo La distinzione mosaica, in cui cerca di rispondere, e che è uscito nel 2003, e cerca di rispondere a tutte le critiche che gli hanno fatto su Mosè l'Egizio. Ma poi dal 2003 a oggi, o meglio al 2015, perché l'opera in tedesco è uscita nel 2015, è tornato ancora su questi argomenti e ha detto adesso cerco gli elementi di discontinuità tra Mosè e la cultura egizia. E questi elementi di discontinuità che mostrano la peculiarità del testo biblico, in modo particolare del libro dell'Esodo, sono contenuti nel volume da cui ho fatto queste due citazioni e che è appena uscito, e quindi questa è la risposta. Va bene. Perfetto, c'è qualcuno che ha... Sì, c'è Elisa Gelmini che vuole... Per ringraziare il professor Giuliani, devo portare due riflessioni, due curiosità. La prima era una riflessione sulla forma, perché forma e genesi credo che siano due concetti importantissimi nel mondo ebraico e non solo. Allora mi domando se la scrittura dell'alfabeto ebraico costituisca già una forma d'arte, se possiamo avanzare questa ipotesi. E la seconda suggestione è, non so se chiamarla una riflessione o una suggestione, è se il mondo ebraico abbia una prevalenza all'ascolto più che alla vista, e allora se è legittimo pensare che il mondo ebraico abbia appunto ascoltato la parola e abbia dato una primazia, una dominanza, non saprei come chiamarla, verso il mondo dell'ascolto e poi dunque della parola. Chiaro. Rispetto al mondo, se è legittima questa lettura. Questa osservazione, cioè che l'organo
della conoscenza dal punto di vista ebraico non è l'occhio, ma è l'orecchio, mentre invece nel mondo greco l'organo per eccellenza della conoscenza è l'occhio, naturalmente. Questa contrapposizione è stata, come dire, resa famosa da una pagina di Arnaldo Momigliano, che ragionava appunto sui diversi approcci storiografici tra la Grecia e il mondo ebraico. Quindi è consolidata questa cosa. E se si può riportare al nostro discorso il fatto che la vista, l'occhio, non sia l'organo centrale, l'organo privilegiato, ma in un certo senso è vero. Mi capita, altre volte mi è già capitato di far notare che quando nella liturgia citiamo o ricordiamo il passo del Shema Israel, ascolta Israele, quindi il primato dell'ascolto, il primato dell'orecchio, in sinagoga ci chiudiamo gli occhi. Quindi non solo diciamo ascolta, ma per rendere chiaro che stiamo veramente ascoltando e non usiamo l'organo della vista, ci chiudiamo gli occhi. Quindi questo è molto, anche più di una volta succede nell'arco della liturgia del sabato sinagogale. Quindi questa cosa è vera. Invece la questione delle lettere mi dà, prima di tutto, le lettere, noi abbiamo in mente queste belle lettere quadrate, che sono lettere create in epoca medievale. Il mondo ebraico antico non scriveva con le lettere quadrate, belle di sé. Quindi in un certo senso c'è già dell'arte anche nella scrittura ebraica da questo punto di vista. Però la riflessione che il mondo ebraico fa nei confronti della scrittura va più in profondità. E cioè che, in fondo, se questa è una cultura che ruota intorno all'ascolto, ma comunque di un ascolto di che? Di un testo, quindi in realtà dovremmo dire ruota intorno alla lettura ad alta voce di un testo, infatti in ebraico la Bibbia si chiama Mikra, che vuol dire la lettura, ma la lettura vuol dire ascolto per chi ascolta, ma anche leggere ad alta voce o cantare per chi ha davanti il Sefer Torah, chi davanti questa scrittura. Ebbene, l'ebraismo ha sempre percepito che c'è un rischio nella questione della scrittura, cioè come se Dio non è rappresentabile, è invisibile, ma almeno abbiamo la scrittura e quindi, vivi Dio, facciamo il culto della scrittura. Quindi l'ebraismo, da qui il cosiddetto, gli ebrei sono il popolo del libro. Quante volte mi hanno sentito dire no, gli ebrei sono il popolo dell'interpretazione del libro, che mettono spazio, ragionamento, testa tra loro e il testo. Perché? Perché dire che sono il popolo del libro può lasciare intendere che hanno il culto del libro. E infatti uno va in sinagoga e dice: che cosa fanno gli ebrei? Tirano fuori il loro Sefer Torah dall'armadio, sono tutti devoti, ci sono quelli che lo toccano, lo baciano, ci sono anche quelli che non lo toccano e non lo baciano, by the way. E cos'è questo? Non è il culto del libro? Cioè, c'è un termine ben chiaro per questo. Questa rischia di essere bibliolatria, culto del libro, anche se del libro più sacro. E allora fin dal mondo antico la questione è che la rivelazione, la parola di Dio, non sta neanche nel libro, è più grande del libro. E come lo dice la tradizione questo? Che l'oralità è più grande della testualità. Viene prima e viene dopo. E la testualità ha senso solo nell'oralità. Che se si potesse addirittura fare a meno del testo, tanto meglio. Ecco perché la memoria veniva usata. Il vero Sefer Torah è la persona che lo studia, che lo interpreta. Quello è il vero Sefer Torah, non l'oggetto. L'oggetto, l'ultimissima battuta, c'è una famosa storia di un martire del secondo secolo, all'epoca dei Romani, il quale venne condannato a morte per rogo, cioè venne bruciato, e lui decise, dice: se devo bruciare, voglio bruciare avvolto su un Sefer Torah. È molto interessante, perché il simbolismo è: l'uomo si identifica con muoio per amore di questa legge, muoio per la fedeltà, e torniamo al tema del monoteismo, non della verità ma della fedeltà. Asman ha fatto questo passaggio prima.
dal monoteismo della verità al monoteismo della fedeltà. E mentre muore, dice ai suoi allievi, dice ai suoi discepoli, per queste scene di martirio sono sempre un po' come Socrate, no? Muore da solo. Se Socrate morisse da solo, dov'è l'insegnamento? Quindi Socrate deve avere i suoi discepoli attorno. E così anche questi maestri del secondo secolo, che quando muoiono hanno sempre i loro discepoli. E anche qui forse c'è un cliché un po' greco, solo si potrebbe anche vedere qualche parallelo, qualche analogia, fra le morte, la morte di Socrate come modello delle morti anche più religiose dei maestri. E che cosa dice Rabbi Taradion, Hanina ben Taradion, mentre muore, dice, mentre viene bruciato lui e il suo sefer nel quale è avvolto, dice: vedo le lettere di questa Torah che salgono in cielo. Vedo le lettere. Cioè, la lettera non è più allora un oggetto, non è a cui si possa rendere culto. Neanche un oggetto di valore, neanche un'opera d'arte, perché per scrivere un Sefer Torah ci vogliono 3 anni, by the way, scritto a mano naturalmente, non è che non si fanno ancora industrialmente per usi liturgici, vogliono 3 anni di lavoro per scrivere un Sefer Torah, quindi anche di valore, economicamente parlando. Cioè, vedo le lettere che salgono in cielo, come per dire, potete bruciare tutte le Torah del mondo, la Torah non viene bruciata, perché la vera natura di questa Torah è spirituale. Ecco, vabbè, chiusa. Ecco, la riflessione sulle lettere si aggancia a tutto questo, perché l'ebraismo è contro la bibliolatria, il culto del testo per il testo. Grazie. C'è un altro intervento, Federico Laudisa. Grazie mille, Massimo, per questa conferenza ricchissima. No, una curiosità, proprio un'associazione mentale. Su questa cosa scritto contro orale, no? Mi viene in mente il Fedro di Platone. E allora mi domandavo se ci sono delle sopravvivenze anche di quel filone lì che arrivano, insomma, su questi temi. Ecco, tutto qua. Pura richiesta di chiarimento su questa mia associazione. C'è un'analogia, e poi in tutti gli studi da almeno 40 anni a questa parte, no? Gli studi platonici, qui abbiamo dei maestri che possono dirlo, hanno rivalutato le dottrine non scritte di Platone, hanno creato delle teorie, il mondo tedesco almeno ha creato delle teorie su questo primato dell'oralità, ma questo è tipico, diciamo, di tutto un mondo antico, no? Che avendo il senso che la vera sapienza non può essere data in pasto a chi non ha gli strumenti per capirla, quindi con un certo atteggiamento non tanto elitario quanto esoterico. Di difesa. È un modo per difendere, perché chi non ha gli strumenti la fraintende e la banalizza. Chiaro. Non datele per... Un altro proverbio in questo senso: non date le perle ai porci, cioè le cose preziose vanno date a chi le sa apprezzare, chi non le sa apprezzare. Allora tutto questo fa sì che un certo tipo di sapienza era protetta dall'oralità, posto che nel mondo antico si possa facilmente parlare di testualità, come ne intendiamo noi oggi, in un'epoca in cui non c'era la stampa, in cui la tecnologia era totalmente un'altra cosa. Però analogie concettuali tra il Platone che difende il primato dell'oralità e della memoria, e queste sono certamente analogie che si trovano anche nel mondo ebraico, ecco, questo non c'è dubbio, quindi a meno. È assolutamente appropriato associare le cose. Mi permetto, naturalmente mi complimento con la relazione che ha fatto, e mi permetto di fare una domanda, un'osservazione che mi frulla un po' nel pensiero, diciamo, laterale, ascoltando le sue parole. E cioè, partendo proprio da un aneddoto molto banale, molto infantile, che è questa narrazione che si fa ai bambini di Michelangelo, che a un certo punto
e non riesce a raggiungere la perfezione dell'opera e poi là, perché c'è il committente che dice guarda che non è perfetta, non è perfetta, e poi a un certo punto lui fa finta di aggiustarla con lo scalpello e cadono i sassolini. Partendo da questo aneddoto così banale, però mi veniva in mente proprio il pensiero visivo di Michelangelo, il trionfo delle immagini in Michelangelo nel Rinascimento italiano, in rapporto a quanto ci dice lei della Bibbia, della Bibbia e dell'ebraismo e di quello che è il rapporto poi fra queste due grandi religioni. Cioè, questo, come si può pensare ad una rivalsa da parte di questo momento storico rispetto a questa assenza di immagine? Come possiamo immaginare da un punto di vista, così, diciamo, dal suo punto di vista? La figura di Michelangelo in quanto autore del Mosè, con tutte le risonanze che da Freud prima e dopo, mi ha sempre molto affascinato, e ho letto la biografia di Michelangelo di Forcellini, forse qualcun altro, che è uno dei più grandi esperti della figura di Michelangelo, e ho scoperto delle cose interessanti, sia perché anche questo biografo ha ragionato molto sulla statua del Michelangelo, mostrandone come tutt'altro che una statua perfetta, che ci ha ripensato tre volte e quindi gli ha cambiato la posizione delle gambe, per cui adesso sembra un po' anchilosato questo Mosè. Cioè, quello che certamente gli studiosi di storia dell'arte vedono oggi in Mosè qualcosa che Freud non vedeva, evidentemente, perché lo interpretava con altre domande. Ecco, però non c'è dubbio che è molto interessante nella biografia di Michelangelo. Noi dalla biografia di Michelangelo sappiamo quanto lui simpatizzasse con questi circoli riformatori romani anti-istituzionali, e è noto che nella Cappella Sistina si è preso delle libertà non da poco da questo punto di vista, in chiave antipapale, in chiave anti... E lo voglio solo... Parlando di immagini, forse qualcuno mi ha già sentito dire questa cosa, ma... forse no, ma tra le libertà che si è preso Michelangelo nella Cappella Sistina è quella di dipingere le terga del Padre Eterno senza veli. È l'unico esempio in tutta la storia dell'arte. Da nessun'altra parte si vede il Padre Eterno con le chiappe al vento, ma nella Cappella Sistina sì. Ed è la cappella del Papa, ed è la cappella dove fanno i papi. E questa non è una libertà da poco. E qui si può anche ragionare se Michelangelo fosse consapevole che in realtà in quel dettaglio apparentemente irriverente nei confronti del Padre Eterno ci si può vedere una citazione biblica. Perché quando Mosè nel capitolo 33 chiede a Kadosh Baruch Hu, al Padre Eterno, di mostrargli il suo kavod, la sua gloria, la sua essenza, quello gli risponde: no, tu non mi vedrai, perché nessuno può vedermi, ma ti prometto di vedere le mie terga. Forse non è questa la traduzione esatta che trovate nelle traduzioni correnti, ma l'ebraico dice vedrai il mio acharai, il mio dietro, che è interpretato anche, è una possibile traduzione, certo uno per essere più discreto si dice la mia schiena, però lì può essere tranquillamente il fondo schiena, per essere chiari. In più, Michelangelo è l'artista che nel Rinascimento sdogana l'incompiuto, sdogana il non rifinito, per esempio nei prigioni. Certo, non è il Davide di Michelangelo, ma nella sua evoluzione, nella sua lunga vita, nella sua evoluzione spirituale, si è sempre di più avvicinato, e anche le ultime pietà sono pietà non rifinite, incompiute, e uno può vederci in qualche modo qualcosa come un rifiuto a completare. L'unica cosa che possiamo fare è abbozzare, è togliere qua e là per vedere che c'è la forma, ma non pretendere di darne la versione definitiva.
Questa credo è una delle grandi chiavi della modernità di Michelangelo che ci continua ad affascinare. Non so se ho contribuito alla sua curiosità, ma questo mi suggeriva la sua osservazione. Sì, c'è qualche altro intervento anche a casa, naturalmente, domande, osservazioni in chat o se qualcuno vuole prendere la parola. Non è possibile, no? Sì, è possibile? Sì, quindi. Sì, ho capito. Va bene, ma a questo punto penso che possiamo concludere qui, ringraziando ancora Massimo Giuliani per questo bellissimo intervento e poi anche per la discussione che ne è scaturita. E poi a questo punto do l'appuntamento al prossimo incontro che ci sarà martedì 4 aprile. Il tema, continuiamo questo discorso sulle immagini, con un altro, spostando il focus su un altro, su un'altra questione, un altro ambito culturale. Ciò detto, ringrazio ancora Massimo Giuliani e do l'appuntamento a tutti per la prossima settimana.